Buongiorno, sono Giuseppe Giglio Chef. Benvenuti nella mia cucina. Guardate cosa ho qua. Sapete che questo è considerata una delle verdure migliori che un uomo possa mangiare, come erba, diciamo, che possa mangiare. Sì, perché è un alcalinizzante naturale, qualcuno addirittura lo mangia a crudo la mattina appena si alza, chiaramente qualche pezzettino. Veramente molto buono, però sapete, a noi piace rendere ogni cosa un po' più gradevole, più agradabile, come dicono gli spagnoli. Per questa ragione oggi andremo a preparare un piatto che è tipico del sud Italia, però ormai è stato adottato da tutte le regioni d'Italia, che sarà proprio pasta con broccoli. Vedremo qualche segreto nella nostra ricetta, pertanto guardatela sino alla fine. E soprattutto, per chi non lo abbia fatto, mettere un like a questo video e iscriversi al mio canale, Giuseppe Giglio Chef. Adesso bando alle ciance. Ho detto bene? Bando alle ciance. Iniziamo la nostra ricetta. Grazie. Iniziamo subito mettendo dell'acqua a bollire. Poi in un sartén mettiamo olio extravergine di oliva, quello buono, mi raccomando. Poi ho preso questi tre bei denti d'aglio grandi, vedete? Li ho schiacciati e li metto così in camicia a soffriggere. Perfetto. Nel frattempo prepariamo il nostro broccolo. Cominciamo togliendo i fiori in questa maniera, vedete? Ruotiamo e il gambo non lo buttiamo, lo teniamo da parte. Adesso, chiaramente il broccolo neanche a dirlo, è stato lavato e asciugato, eh? Poi, vedete, pian piano tratto i fiori, li taglio, li sminuzzo alla grandezza, diciamo non troppo piccoli ma neanche troppo grandi. E adesso con uno spelucchino prendo i gambi, vedete, tolgo la parte esterna che è quella un po' fibrosa, un po' più dura, così, però non si butta via niente, vedete, così. I gambi, questi qua, la parte esterna la buttiamo, togliamo anche il fondo del gambero che è ossidato e duro e adesso cominciamo a tagliare, questa volta finemente, perché chiaramente il gambo risulta essere un po' più duro, non dico legnoso, ma un po' più duro, perché questo qua è bello morbido, è la polpa. Adesso l'aglio sta soffriggendo, aggiungiamo le nostre acciughe. Io ho messo queste qua del Cantabrico che sono spettacolari, ne metto un po' di più, però va a gusti, alcuni sono sufficienti anche 3 o 4. Poi peperoncino, sapete che con me non manca mai, per colore e per sapore. Così. E voilà, mescoliamo tutto. Adesso dobbiamo aiutare un po' le acciughe a sciogliersi, soprattutto quando ne mettiamo abbastanza, come faccio io. Però per aiutarle a sciogliere utilizziamo magari un cucchiaio di legno, vedete? Le schiacciamo un po', vedrete che queste si dissolveranno rapidamente. Così. Continuiamo fino a che scomparirà quasi totalmente l'acciuga. Nel frattempo andiamo a preparare i pomodorini. Io ne metto 5 o 6, giusto per dare colore e sapore. Così, e voilà, nella pentola. Vedete? Muoviamo un po'. Chiaramente preferisco che siano tutti a testa in giù affinché possano rilasciare i loro liquidi di vegetazione. Pertanto adesso prendo una pinzettina e li giro così. Perfetto. E voilà. Adesso l'aglio ha fatto il suo lavoro, togliamolo, uno ha perso anche la camicia, l'ho tolta. Aggiungo un po' di prezzemolo, vedete così, e ho abbassato la fiamma al minimo. Adesso intanto buttiamo i nostri broccoli e li mettiamo in acqua e saliamo. E aspettiamo che riprendano il bollore. Quando riprenderanno il bollore, dopo circa 3 minuti, 4 minuti, sono pronti. Vedete, li togliamo così. Anche se cade un po' d'acqua, anzi tanto dopo dovremmo aggiungerla. A parte acqua già insaporita, quindi perfetto. E adesso mescoliamo il tutto così, vedete? Guardate che belli. Vedete che sono già praticamente fatti. Vedete, sono un po' croccanti in alcuni punti, però sono ormai cotti. Però non hanno perso il loro bel colore, eh? Voilà, buttiamo gli spaghetti così. Adesso aiutiamo con una pinza affinché vadano tutti sotto l'acqua perfettamente, così, e voilà. Intanto manteniamo sempre la fiamma al minimo affinché continuino a cuocersi, ma lentamente, ok? Non si devono né bruciare né niente, devono solo finire di cuocersi nel cuore dei gambi, diciamo così.
perfetto. Assaggio, perfetto, direi che è cotto. Nel frattempo aggiungiamo sempre acqua di cottura fino a che non cuoce la pasta. Questo servirà a mantenerli ben idratati, a non farli seccare, e quest'acqua contribuirà successivamente, come vedremo, alla cremina. 2 minuti prima della fine cottura togliamo gli spaghetti in questa maniera, così, senza scolarli, e cominciamo a mescolarli tutti insieme affinché rilasci l'amido. Dopo lo vedremo meglio. Mettiamo un po' di pepe. L'amido mi aiuterà a costruire quella famosa cremina che ci piace tanto. Olio d'oliva fresco, quindi in questo caso qua crudo, così, extravergine. Aggiungiamo, come vi dicevo, abbastanza acqua di cottura perché deve finire di cuocere. Però facciamo questo movimento che ora vi mostro. Guardate, così, vedete? Vedete che questo fa rilasciare più amido e aiuta a creare la cremina insieme al liquido stesso, alla polpa del broccolo. Mescoliamo di tanto in tanto e voilà, possiamo dire che è pronto. Buon appetito! La ricetta è terminata e, ahimè, come al solito devo provare. Guardate, questa qua è la parte del gambo. Se voi vedete la morbidezza che ha questo, guardate qua, si spappola. L'avreste buttata, invece no. Che buon sapore. Adesso proviamo i nostri spaghetti. No, davvero, il tocco di quell'acciughina, che buono. Ma cosa ci beviamo con questo adesso? Ora detto fra noi, oggi mi stavo già bevendo una birretta, e la birretta con questo piatto veramente ci sta, dare una bella pilsen. In questo caso sto usando una birra malaghegna. Che bello, guarda, poi con una bella giornata di sole, nonostante siamo a gennaio, si apprezza ancora di più. Molto bene, vi aspetto per la prossima ricetta. Adesso la ricetta è finita, mi raccomando, se non l'avete fatto, like, iscrivetevi, campanella, e soprattutto mi raccomando, guardate le altre ricette del mio canale se vi sono piaciute. Da Malaga è tutto, arrivederci alla prossima ricetta.